la luce negli occhi, con il ritmo del cuore. Per te, regina, guardalo, delirio, questo è il mio convito. Così è a tutte le ore. Vado a Savone. Sono a Savone. Sai che non so proprio dove andare. Vedo dove mi butta il caso. Sono in stazione. Prendo il treno per Taggia. Sorpresona. Attenzione, attenzione, attenzione. Non sembra Liguria, proprio un'atmosfera tipo la Sardegna. Mamma che ansia che mi ha messo finale con tutte quelle macchine. Mi sembrava di essere a casa. Ho capito cosa devo fare. Quando la gente va al mare, io vado in città. Quando la gente va in città, io vado al mare. Anzi, sai che faccio? Non vado né in città né al mare. Vado da tutt'altra parte a trovare le streghe. Gente è tornata a sorridermi quando mi incrocia e mi salutano anche. L'autostop borghese non funziona. Geniali, grandiosi. Ciao ragazzi, devo andare su a Triora. Io vado fino a Padaluppo. Va bene, non so dove sia, ma va benissimo. Mi butto? Sì, butto. Grazie. A Montalto, nel comune di Montalto, e questo è il dito, bellissimo, da lì gli farà pipa. Sono qui con Edoardo, abbiamo accompagnato, non mi ricordo il tuo nome e non te lo dico e non me lo dico. E tu sei ligure? E io sono ligure, sì, sono ligure. Cosa c'è di bello nei liguri secondo te? Allora, di bello nei liguri c'è che tengono ancora tanto alla loro terra. Sono orgogliosi e sono invidiosi della loro terra, non vogliono farla conoscere a nessuno. E come la vedi anche tu questa Italia? A me, io sono speranzoso. E anche a te ti chiedo, visto che sei un dottore in scienze politiche, perciò un disoccupato del 2012, consigliami un libro? 1984 di Orwell. Geniale. Guarda. Spettacolo. Fisioterapista naturale. Veramente charmante, perché sei una signorina, altrimenti non avrei mai fatto una roba del genere. Allora, siamo al Lago Degno. Sopra Badalucco, in compagnia di Jessica. No. Ma gli italiani sono brava gente? Certo, secondo me sì. Però bisogna predisporsi bene verso la popolazione. Sei fiduciosa di quest'Italia? Molto, però bisogna essere coraggiosi a scoprire i luoghi. Consigliami un libro, visto che sei una dottoressa. Un libro allora, che devo assolutamente leggere. L'Hobbit di Tolkien. Con la luce negli occhi, con il ritmo del cuore. Con la luce negli occhi.